Siamo ora allo stand di Alcatel con il suo modello di punta presentato proprio oggi, lo T980. Come potete vedere è sia touchscreen con Android 1.6 integrato, sarà possibile fare l'upgrade a 2.1 quando sarà disponibile per gli altri, ma c'è anche la tastiera QWERTY completa. Prima di tutto lo schermo da 2.8 è uno schermo di tipo resistivo, non capacitivo, meno feeling, un po' più lento, però risponde abbastanza bene. 5 i tasti fisici, 2 per la chiamata, un back menu e un joypad a 5 direzioni, tastiera QWERTY gommata. Purtroppo vi dobbiamo dire che è una gomma molto molto morbida, non abbiamo avuto un ottimo feeling con il materiale, nonostante è un'ottima tastiera, nel senso che sono separati bene sia verticalmente che orizzontalmente, sono molto molto ben separati. Infatti ci sono 4 linee di tasti e ricordano molto nella forma quelli del Treo, sia come form factor ma anche quelli del BlackBerry per posizione. Posizione destra del telefono troviamo bilanciere di volume, jack da 3,5 mm, porta micro USB per sincronizzare e ricaricare, espansione attraverso schede micro SD interne, non manca, come dicevamo, l'HSDPA, il wifi, il bluetooth, è presente anche il GPS, la camera nella parte posteriore vicino allo speaker è da 2 megapixel, slide in metallo in questa parte. Alcatel sta curando molto molto più i materiali e anche l'assemblaggio, uno schiocco deciso quando si chiude e quando si apre, e c'è anche la bussola elettronica. Per cellularemagazine.it dallo stand di Alcatel a Barcellona, molto molto divertente, vi lasciamo al prossimo modello.